Beh ragazzi, ieri è uscito finalmente il calendario di Serie A e Thiago Motta farà il suo esordio da allenatore della Juventus in una partita ufficiale in occasione di Juventus Como. Quindi affrontiamo una neopromossa molto ambiziosa che sta cercando di fare non solo un mercato, ma una strategia a medio-lungo termine per rimanere in Serie A. Però la prima partita appunto di Thiago Motta sarà contro Fabregas. Dolci, dolcissimi ricordi di vecchie partite di Champions League tra Thiago Motta e Fabregas. Chissà che non si andranno a stringere la mano in questo modo qua. Sarebbe veramente ironico rivederli in questa situazione. Beh, il calcio è strano, Beppe, diceva un tizio una volta, e io ho letto un po' di polemiche relative al calendario, ma ragazzi, il calendario, bene o male, è sempre lo stesso, cioè difficilmente è impattante, così impattante il calendario, tanto le devi affrontare tutte, è inutile. Io faccio sempre un po' fatica a trovare delle polemiche sul calendario, ma significa che sta iniziando la Serie A, e quando inizia la Serie A, e beh, ragazzi, significa che il mercato è bello attivo, e poi arriveranno le partite. E dove leggere tutte le informazioni di calciomercato? Potete scaricare gratuitamente dal link che trovate qui sotto in descrizione Diretta Flash Score. Non solo, attenzione, perché poi durante la stagione ci saranno le partite in diretta e c'è un'ottima sezione live dell'app che potrete già iniziare ad utilizzare per queste ultime partite dell'Europeo. Sì, certo, l'Italia non c'è, ma sono rimaste dentro altre squadre, sono rimasti dentro altri giocatori da seguire e quindi andate subito a scaricare Diretta Flash Score dal link gratuito qui sotto in descrizione e iniziate a prenderci la mano. Ragazzi, dato che abbiamo parlato di notizie, abbiamo parlato di calciomercato, abemus portiere. E lo so che sembra strano, ma è così, abemus portiere. È arrivato l'uomo Digre, Michele Di Gregorio, alla Juventus a fare fatto. Perché? Perché l'abbiamo visto fisicamente presentarsi al J Medical per le visite mediche di rito. Sappiamo che Douglas Luiz le ha fatte invece in Brasile con la nazionale, nel ritiro della nazionale brasiliana, e quindi non c'è questo passaggio. Dovrebbe arrivare invece la compagna oggi per le visite mediche per le women, e invece oggi è arrivato Di Gregorio. Quindi visite mediche di rito e poi ufficialità attesa nel pomeriggio. Abemus portiere, quindi significa che bisogna cercare di risolvere la situazione legata a Szczęsny. Non so come finirà, non so se Szczęsny andrà a giocare in Arabia, non so se Szczęsny andrà a giocare al Monza o chissà, magari proprio al Como, dato che si parla di ambizioni. O se rimarrà la Juventus, questo è ancora un discorso tutto da scrivere, un discorso da sviluppare proprio in queste ore, però. Io credo che veramente il calciomercato ormai abbia raggiunto delle vette di imprevedibilità elevatissime, e non lo racconta soltanto Calafiori, che sembrava chiuso la Juve dal punto di vista di un accordo e poi invece si è mischiato il Chelsea e poi è arrivato l'Arsenal e adesso vediamo se l'Arsenal chiuderà, ma lo dico anche dal punto di vista di un'ufficialità di mercato. Cioè, quando vi dico occhio a quello che leggiamo sui social, Çalhanoğlu che dice rimango all'Inter o Morata che dice voglio vincere con l'Atletico. Ripeto, Neymar, Piqué aveva scritto che rimaneva e non è andata così, ma anche quando ci sono delle ufficialità il mercato è un po' particolare e lo dice, lo spiega la storia di Daniele Rugani. Cioè, Rugani ha rinnovato il suo contratto, ha spalmato il suo ingaggio, la Juventus lo voleva tenere come riserva e poi invece adesso Rugani potrebbe andare o in Arabia o all'Ajax. Cioè, già che poi sono proprio due destinazioni agli antipodi, una squadra di storia che vive a pane e calcio, l'altra invece è una manovra marketing gigantesca, quindi siamo proprio agli antipodi, agli estremi decisamente di questa situazione. Si è parlato di un accordo tra la Juventus e l'agente di Rugani, quindi un rinnovo che poteva servire per ragioni di bilancio, per poi invece farlo andare via. Attenzione che poi Rugani sarebbe scaduto, invece si parla di una cifra intorno ai 5 milioni di richieste da parte di Giuntoli per il cartellino di Rugani. Sì, capisco rinnovare per poi guadagnare dal cartellino, però sinceramente, anzi onestamente, ragazzi, se decidi di rinnovare un calciatore è perché credi che possa essere utile al progetto. Cioè, questa proprio sarebbe una situazione che faticherei a comprendere perché sarebbe semplicemente un'operazione finanziaria e non sportiva. Poi che ce ne sia sempre bisogno, sì, sono d'accordo con voi, però in caso di cessione di Rugani sarei quantomeno scioccato dopo un rinnovo ufficiale, davvero, perché è una situazione che nella mia testa non trova logica, non ce la faccio.
Un'altra situazione che invece logica lo è quella legata a Federico Chiesa. Attenzione perché adesso abbiamo le cifre da qualche giorno, e cioè la Juventus valuta Chiesa intorno ai 25 milioni di euro, magari intorno ai 30, siamo lì. Ne avevamo già parlato tempo fa, avevo portato un video in cui vi raccontavo quello che ci aveva spiegato Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube. Non sono sorpreso dalle cifre, non sono sorpreso dalla Juve che cerca di cedere Chiesa, sono forse sorpreso dalla destinazione, perché dovrebbe essere la Roma. Avrei capito Chiesa al Napoli sotto la guida di Antonio Conte, sai, un progetto nuovo, con un allenatore nuovo che lo vuole mettere al centro del progetto, non che Roma con De Rossi, eccetera, sia una brutta destinazione, però stiamo parlando di un giocatore, Federico Chiesa, che se ci avessero detto nell'anno in cui arriva la Juve per 60 milioni, guarda, alla fine andrà alla Roma per 25 milioni, dopo essersi fatto un crociato, o anche solo banalmente la sera in cui vinciamo l'Europeo con Chiesa, che è stato protagonista della competizione, bah, mi sarei messo a ridere, sinceramente, bisogna capire quanto sia stato impattante il crociato, quanto sia stata impattante la guida tecnica delle Juve di questi anni, perché il Federico Chiesa che stava bene ed era messo al centro di un progetto, abbiamo visto che faceva la differenza. Quindi bisogna capire le percentuali di questa roba qui, e forse ce lo spiegheranno altri allenatori che alleneranno Federico Chiesa. Vedremo quale sarà l'evoluzione della sua carriera. A me sinceramente dal punto di vista umano dispiace, e non poco, perché in Chiesa avevo rivisto davvero delle caratteristiche importanti per la Juventus e per il futuro della Juve, e non me ne sarei privato così a cuor leggero. Però voglio fare un ragionamento un po' più drastico, un po' più concreto, anzi pragmatico, e cioè abbiamo parlato tante volte del rinnovi Chiesa o cedi Sulè. E vi ho sempre detto che dal punto di vista dirigenziale, sportivo, continuativo, aveva molto più senso trattenere Sulè e cedere Federico Chiesa per un discorso anagrafico, per un discorso relativo all'infortunio, per un discorso contrattuale e anche per un discorso economico legato agli ingaggi. Chiesa oggi percepisce 5 milioni di euro, che è il tetto salariale massimo della Juve. E quindi dicevo, è ovvio che ha molto più senso lato Juve, per dare continuità al progetto, trattenere Sulè, cedere Chiesa e investire su Sulè. Tempo e fiducia, ok? Perfetto. Abbiamo anche detto tante volte, cedereste Sulè per arrivare a Kop Meiners? E la mia risposta è stata no, per quanto adori Kop Meiners, non ha senso secondo me andare a sacrificare un giocatore sul cui è stato fatto un certo tipo di lavoro, di programmazione, di crescita all'interno di una società come il Frosinone, che ha fatto molto bene come Sulè. Cioè queste due cose le abbiamo sempre dette, quindi allora arriviamo a incatenarle queste due cose. Quindi al 5 di luglio vi dico, ok, allora la strategia migliore unendo questa linea di pensiero è la seguente: cedi Chiesa, acquisti Kop Meiners, trattieni Sulè. Se queste tre condizioni si incatenano tra di loro, allora vi dico, beh, sapete che avrebbe molto senso, le farei, da questo punto di vista le farei. Perché Chiesa, se no, diventa un giocatore che va via a parametro zero, perché Sulè è un giocatore che, se non ti danno 40 milioni di euro cash, non ha senso cedere, perché se no lo regali, e perché Kop Meiners è un giocatore utile e che ti serve assolutamente sulla tre quarti. Quindi questa sarebbe, secondo me, un'ottima possibilità, da andare a giocare con Kop Meiners sulla tre quarti, con Sulè da una parte e magari Yıldız dall'altra. Però non sarebbe sufficiente, perché in questo caso allora dovresti andare comunque a comprare un esterno per farsi rifiatare Sulè, o per comunque dargli la possibilità di non essere subito determinante, titolare, impattante, ma la possibilità anche di crescere. Un discorso che andava fatto anni fa quando è stato preso Di Maria il titolare, Sulè gli cresce dietro, ma abbiamo perso quel treno. E quindi vi dico, se dovesse arrivare davvero Sancho e dovessimo ritrovarci con Yıldız, Sulè e Sancho come esterni, ed eventualmente pure UEA, perché anche UEA potrebbe entrare nella batteria dei quattro esterni, beh, allora avrebbe senso, secondo me, come struttura del reparto, anche se poi forse siamo un po' più tendenti a destra rispetto che a sinistra, però vediamo un po' come si evolve la situazione. Allora, io vi dico, in questo scenario mi andrebbe bene, quindi la risposta alla domanda, sacrificheresti Chiesa per arrivare a Comenius? La risposta è sì, ma voglio anche che venga trattenuto Sulè, che è una risposta mia, personale, soggettiva, non significa che sia vera, non significa che la Juventus si muoverà così, che ragionerà così, però io almeno andrei in questa direzione, cercherei di seguire questa linea guida. E quindi, ragazzi, in attesa
Mi fa troppo ridere questa foto. Juventus Como, che aprirà le danze di questa Serie A 2024-2025 e inaugurerà l'era di Thiago Motta alla Juventus. Io voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se questo ragionamento di calciomercato, di struttura della rosa, anche di riempimento dei buchi, dei tassellini che ancora ci mancano nell'undici titolare più le riserve, perché di riserve parliamo sempre poco, li condividete oppure no. Se non li condividete, le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Ciao a tutti ragazzi.